Buongiorno, sono Paolo Patanè. Lo sportello LGBT migranti a Palermo è un fatto importantissimo. E sappiamo tutti che nel mondo sono ben 78 i paesi in cui l'omosessualità è condannata a pene detentive qualche volta molto dure, è condannata alla pena di morte in 8 paesi, è condannata anche sottoposta a torture anche molto gravi. Ci sono persone gay, lesbiche e transessuali che nel mondo muoiono, vengono uccise o colpite perché la loro identità di genere e il loro diverso orientamento sessuale viene ritenuto un reato. E questo è spaventoso e questo significa anche che tanta gente nel mondo ha bisogno di essere aiutata e ha bisogno, nel momento in cui viene qui, nelle nostre case, nelle nostre terre, nei nostri paesi, a chiedere aiuto, ha bisogno di essere accolta, ma insieme ha bisogno di essere orientata, ha bisogno di capire che ci sono dei diritti che competono anche a loro, e questi diritti sono esattamente quelli di cui lo sportello qui a Palermo vorrà e potrà parlare, dando alle persone che vorranno rivolgersi la possibilità di avere un aiuto, un ascolto, di capire come fare a trovare ospitalità nel nostro paese, come fare molto spesso a salvarsi la vita. Io sono felicissimo di questa iniziativa, cambia molte cose qui a Palermo. Palermo non è soltanto una grande città, è anche una città in cui si distribuisce una grande moltitudine di persone. E queste persone io le invito ad avere coraggio e non avere paura, andate allo sportello migranti LGBT di Palermo perché avrete la possibilità di avere quell'aiuto che non avete trovato da nessun'altra parte, di avere quell'ascolto, di avere anche quel sostegno e di avere delle vie d'uscita e delle soluzioni ai vostri problemi.